Decine di incontri tra largo modesto della Porta e Palazzo Sirena, grandi nomi della letteratura da Javier Cercas e finalisti del premio Strega e poi laboratori anche per i più piccoli e una bella vetrina per l'editoria abruzzese. Tutto questo è Squilibri in programma da ieri fino a domenica prossima a Francavilla al Mare, organizzata dalla scuola Macondo e dallo scrittore abruzzese Peppe Millanta. La Fiera del Libro con oltre 20 espositori da tutta Italia e un 18 eventi sparsi dalle 18 all'una di notte. Allo scopo di raccontare emozioni. Sì, l'idea del racconto come luogo in qualche modo dove potersi anche definire una propria identità e un proprio modo, una postura di stare al mondo. Ci interessa quello. Ed evento clou nella giornata di oggi, l'incontro alle 22:30 in piazza della stazione con il procuratore Nicola Gratteri, non prima di aver assistito ad appuntamenti comunque imperdibili con Carmelo Sardo, Claudia Peblasa, Javier Cercas e un reportage sulla tragedia di Rigopiano. Ma intanto, ieri sera, platea gremita per Sabina Guzzanti a Squilibri per parlare del suo ultimo romanzo su anziani e mondo digitale. È molto importante fare dei festival sui libri, perché tutte le volte che si legge un libro torniamo in contatto con noi stessi. Il libro che ho scritto si chiama Anonymous, nonni come nonni, un gruppo hacker parla di intelligenza artificiale dintorni e più che altro l'umanità che si crea con questa roba, con la tecnologia. È un libro sulla società di adesso e la tecnologia tende a renderci un po' automi. Invece quando leggiamo un libro torniamo umani, quindi è molto importante. È particolarmente apprezzato ieri anche l'incontro con i finalisti del premio Strega. Tra questi il libro della brava e sfortunata scrittrice abruzzese Ada D'Adamo, scomparsa per una brutta malattia 2 giorni dopo aver saputo di essere entrata nella dozzina dei finalisti dello Strega. Lei ha impiegato molti anni, sì, raccogliendo del materiale ed è un po' una summa, in un libro piccolo in fondo di sole 140 pagine, un po' una summa di tutta la sua conoscenza della danza, per esempio, che era la sua grandissima passione, dell'editoria, lei lavorava sui libri per bambini e poi questo grande amore per questa figlia, nata imperfetta, come dice lei, però piena di bellezza.